campo principale, come logico aspettarsi, lo stadio provinciale per Trapani Cittadella. Sentiamo Daniele Fortuna. Si ricomincia dalla Sicilia il Cittadella dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Brescia in casa, riscatto per due però perché anche il Trapani ha perso male a Salerno per 2-0. Trapani, un po' la sorpresa al contrario di questo campionato, il Trapani che ha sfiorato invece la Serie A nell'ultima stagione ma invece non è mai riuscito a vincere, 5 pareggi e una sconfitta nelle prime 6 partite, c'è l'alibi dei tanti assenti. Anche oggi mancheranno tra gli altri a Serse Cosmi, Coronado, Scozzarella e il giovane talento Machin. Formazioni: Trapani con Guerrieri in porta, Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Fazio, Nizzetto, Colombato, Barilla e Rizzato in mezzo al campo, davanti Ferretti e Decenco. Il Cittadella, Alfonso in porta, davanti Salvi, Scaglia, Pascali e Martin. Linea a tre a centrocampo: Valsania, Iori, Bartolomei, Chiaretti, come sempre ad agire dietro alle due punte che oggi saranno a Righini e Litteri. L'arbitro è Marini. 5.000 spettatori alla provinciale, pomeriggio caldo, molto umido, nuvole a Trapani. Studio. Squadre al centro del campo per le presentazioni e allora possiamo dire che Cittadella e Trapani hanno come colore sociale il granata, giocherà in granata naturalmente la formazione di casa, il Trapani completo granata, dall'altra parte il Cittadella si presenta con un completo bianco, Cittadella che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale, Cittadella seguito da 15 tifosi che sono arrivati dal Veneto, c'è anche un piccolo tifoso con striscio personalizzato Baby Ultras Lorenzino e insomma non potevamo non citarlo. Torniamo a Trapani dove la Trapani è appena andato vicino al vantaggio, siamo arrivati al sesto minuto 0-0 ma Decenco ha colpito di testa a pochi passi dalla porta di Alfonso, proprio il portiere della Cittadella è stato bravissimo in tuffo a salvare il pallone che era destinato all'angolo alla sua destra, calcio d'angolo dunque per il Trapani, c'è già Colombatto sul pallone, calcio d'angolo che verrà battuto dalla sinistra, va a scambiare Colombatto con Barilla, un tiro che viene mandato ancora da un giocatore della Cittadella in calcio d'angolo, secondo corner di fila sempre dalla stessa parte, dalla sinistra ancora Colombatto sul pallone con Barilla che gli si fa incontro ma Colombatto questa volta probabilmente andrà con una cross in mezzo all'area, è proprio così un altro colpo di testa, questa volta di Legittimo, questa volta però arriva con facilità a bloccare il pallone il portiere della Cittadella Alfonso, sesto minuto Trapani 0, Cittadella 0 ma seguiamo ancora questa azione perché Trapani recupera il pallone in una posizione interessante, il cross però di Nizzetto non arriva nessuno alla deviazione, questa volta il pallone termina sul fondo, 0-0 settimo minuto Terni, 7 angoli per il Trapani nel primo tempo, nessuno per il Cittadella, il punteggio però è 0-0 con due parate notevoli di Alfonso della Cittadella su Decenco e su Colombatto, avrebbe meritato di più la squadra allenata da Serse Cosmi, per ora invece il Cittadella capolista ha giocato una partita puramente difensiva, un uomo in meno per... c'è il vantaggio della Cittadella con Iori al settimo minuto, Trapani 0 Cittadella 1, Terni dodicesimo al primo tiro in porta, ha trovato la rete il Cittadella al settimo di questa ripresa con Iori, un tiro da 30 metri posizione centrale, non aveva giocatori del Trapani davanti a lui, il veterano del Cittadella al secondo gol in campionato, un tiro angolato non troppo potente dunque complicità evidente nel gol da parte del portiere del Trapani Guerrieri, è rimasto un po' sorpreso da questo tiro di Iori, è andato su il pallone, è riuscito a sporcarlo ma non a respingerlo, pallone che è terminato in rete ed è cambiata la partita perché il Cittadella adesso prova ad attaccare in contropiede, Trapani molto nervoso e Guerrieri è stato bravo, ha deviato in angolo un tiro da lontano sempre del terzino sinistro del Cittadella Martina, proprio Guerrieri che adesso andrà con una rimessa dalla fondo mentre è entrato in campo nel Trapani Citro, Trapani alla ricerca di gol, non segna da 3 partite il Cittadella però adesso gestisce bene questo pallone con un lunghissimo retropassaggio per il portiere Alfonso, 13° minuto Trapani 0, Cittadella 1, Terni
21esimo il contropiede della Cittadella che si ferma, però Litteri deve andare dietro da Bartolomei, ancora per Litteri, largo sulla sinistra, quasi all'altezza della tre quarti, ancora il pallone dietro per Martin, poi cade Arrighini, non c'è fallo, dice l'arbitro. Il Trapani allora prova a gestire questo pallone partendo dalla propria metà campo, da Barilla a Nizzetto. Il Cittadella è sempre in vantaggio per 1-0 quando siamo arrivati al 21esimo. Nizzetto, 20 metri, palla al piede, poi cerca il cross in mezzo, c'è Ferretti, si gira, il pallone finisce sul fondo. Sfortunato ancora una volta il Trapani, che con lo stesso Ferretti ha colpito una traversa fragorosa al 17esimo, un sinistro potentissimo che è andato a stamparsi proprio sulla parte alta della porta difesa da Alfonso. Qui resta in attacco il Trapani perché c'è una deviazione, un calcio d'angolo, ancora il Trapani, Pagliarulo va con il tiro in porta, Iori, il capitano del Cittadella, si oppone con il corpo, poi un tiro dalla distanza e questa volta il pallone termina sul fondo. Alfonso osserva proprio il pallone che oltrepassa la linea di fondo. 22esimo, Trapani 0 Cittadella 1. Terni, ancora con Scaramuzzino. Attenzione, c'è il raddoppio della Cittadella con Litteri al 34esimo, Trapani 0 Cittadella 2, altro brutto errore del portiere del Trapani, Guerrieri. Studio, grazie. Fortuna a Trapani è il 36esimo, il Cittadella dunque ha raddoppiato due minuti fa con Litteri, adesso conduce per 2-0. Il Trapani stava attaccando, aveva sfiorato nuovamente il pareggio con Citro, ma poi è arrivato questo errore da parte del portiere Guerrieri, che già non era stato impeccabile in occasione del primo gol, quello messo a segno da Iori al settimo della ripresa. Guerrieri in uscita ha gestito male un pallone con i piedi, ha subito il pressing di Kwame, l'attaccante della Cittadella, è entrato nel secondo tempo, gliel'ha soffiato, ha aperto il gioco dall'altra parte per Litteri che a porta vuota ha messo il pallone in rete. Mani tra i capelli per il portiere della Trapani, Guido Guerrieri, proprio lui ora a gestire il pallone, ma il Trapani in questo momento sembra davvero scoraggiato, prova a gestire il pallone con Citro, oltrepassa la linea centrale del campo, se ne va in velocità, la progressione, passaggio raso terra a cercare De Cenco, va in anticipo Pascali, chiude, manda il pallone in fallo laterale, ultimo a toccare De Cenco, ci sarà la rimessa per il Cittadella, 36esimo, Trapani 0 Cittadella 2. Terni, scocca ora il 90esimo, 3 minuti di recupero con il Cittadella in vantaggio per 2-0, gli ultimi minuti per la capolista per conservare, per consolidare questo sogno, sarebbe la sesta vittoria in 7 partite per la squadra allenata da Roberto Venturato, che oggi ha concesso il primo tempo alla Trapani, ha fatto sfogare diciamo la squadra di Serse Cosmi, che avrebbe meritato anche il gol, poi al primo tiro in porta, al settimo del la ripresa ha trovato la rete con Iori grazie a un'indecisione però sul tiro dalla distanza del capitano della Cittadella, del portiere Guerrieri, che poi ha sbagliato ancora di più se è possibile in occasione del raddoppio di Litteri, si è fatto rubare il pallone da Acquame che poi ha servito lo stesso Litteri che è andato il gol, quinta rete. Accorcia la distanza della Provercelli al 47esimo, la Mantia Avellino 3 Provercelli 2. A te. Grazie, 47esimo, Trapani che prova ad attaccare, svirgola un pallone, Valzania della Cittadella, centrocampista ex Cesena, lo manda in calcio d'angolo, l'ha toccato veramente malissimo, calcio d'angolo dalla destra, va Colombatto sul pallone, le ultime possibilità per il Trapani di segnare, Colombatto ancora, l'argentino ex Cagliari andrà con il sinistro in mezzo, ci sono delle maglie che vengono tirate nel centro dell'area di rigore, poi il tiro dall'altra parte e ancora una volta il pallone termina sul fondo, la deviazione decisiva di Iori, c'è stato il colpo di testa di Ferretti, Iori ha deviato, ha messo il pallone in calcio d'angolo, ci sarà un altro corner per il Trapani, davvero sfortunatissimo, la seconda occasione di questo genere che sfuma per il Trapani che attacca ancora, pallone messo in mezzo con un colpo scusa di testa. Fortuna, finale qui a Chiavari, Entella batte Vicenza 4-1, a te la linea. Grazie, grazie a Enzo Melillo, pallone che termina in fallo laterale, la possibilità di andare in attacco, di respirare per il Cittadella, dicevamo sì, il Trapani avrebbe meritato sicuramente di più in questa partita, sicuramente un gol anche se l'ha cercato, è stato bravo Alfonso il portiere del Cittadella, adesso Cittadella che prova ad attaccare con Litteri, tiene il pallone, lo congela, torna indietro da Salvi, poi a scaglia
butta il pallone in avanti a cercare come posizione regolare, area di rigore, tiene il pallone in campo l'attaccante ivoriano, poi il pallone termina in fallo laterale, ultimo a toccare Litteri della Cittadella, rimessa per il Trapani, ma siamo arrivati al 48esimo, davvero gli ultimi istanti di questa partita. Sta per arrivare per il Trapani di Serse Cosmi la seconda sconfitta consecutiva, arriva invece la sesta vittoria in 7 partite per il Cittadella di Roberto Venturato, in testa alla classifica con 18 punti. Il Cittadella batte il Trapani per 2-0, le reti nella ripresa di Iori e di Litteri. Studio.